Due ore di viaggio fino ad ora. Quattro da quando ci siamo alzati. Quattro da quando ci siamo alzati. Stiamo andando a Romix. E niente, con la mia bocca piena vi dico che oggi questo diario di bordo sarà ignorantissimo. Ci vediamo al prossimo panino. No, non lo dico. No, qualcuno sul palco l'abbiamo visto. Abbiamo visto Anima, Surri, cioè tutti i mates. Poi che abbiamo visto? Ah, quelli di Melagode sono stati. Ci stavano Golden Jumpy. Poi ci stava, ricordami un po', Beastart. Poi Ron, no, non c'era. Io volevo vederlo, ma non c'era. Chi c'era più? Infatti quando il presentatore ha detto ora arriva un ragazzo, quello di Modena, ah, Gabbo di Square, no, quando ha detto il presentatore ora arriva uno skillato, io ho detto vabbè, è Just Ron. Invece si è presentato Beastard, non so come l'ha associato, però sinceramente. E niente, il primo invece chi è stato? Ah sì, il primo che è arrivato è stato Dread. Qui intanto vediamo anche la selezione. E noi con me come sfondo, che poi mi toglieranno. Dietro. Poi mi toglieranno sicuramente, ma io non mi alzo da qui perché sono stanco. In conclusione. Conclusione, bella manifestazione, ma stancante. Organizzata bene. Organizzata bene, sì, però stancante. Portatevi tanti panini. Tanti panini, portatevi una sedia. No, uno sgabello per vedere se siete bassi. Infatti, se siete un po' bassini, portate lo sgabello. Perché altrimenti vedete solo schiena. Ecco. Madonna, quindi la nostra esperienza a Romix è stata decisa. Devastante. Devastante, piena di sonno. Quindi adesso andremo via. Ciao a tutti. You still dream about when we were young and
seemed like a new gift just waiting for us to share. Do you still dream that we're falling in love for the first time again and again? Walking on clouds with the sun in our pockets without